Sarà una domenica da seguire tutta su TVL, perché no? Perché ci sono tanti avvenimenti sportivi, uno più interessante dell'altro. Iniziamo dal calcio perché c'è l'attesa sfida di Serie D fra Prato e Pistoiese. Si gioca a Lungobisenzio di Prato a partire dalle 15. Noi ci collegheremo in diretta alle 14.55 su TVL. Giada Benesperi. È il derby tanto atteso, è Prato-Pistoiese, si giocherà domenica a Lungobisenzio, fischio d'inizio ore 15, gara valevole per la settima giornata del girone di Serie D. Due squadre che arrivano a questo appuntamento in modo diverso. Il Prato è in crisi con alle spalle risultati negativi che hanno portato in settimana al cambio dell'allenatore, mentre la Pistoiese è in striscia positiva da 4 giornate. Lì bisogna stare tranquilli, sereni, perché la partita ha un valore particolare, c'è un'attenzione particolare perché è normale che quando è un derby così sentito anche dalla parte nostra, insomma, è giusto che ci sia grande serenità e tranquillità. Noi veniamo da una vittoria e perciò abbiamo tutte le carte in regola per fare il risultato, per cercare di memorizzare ancora meglio tutte le soluzioni che abbiamo nel nostro paniere. Mister Giacomarro dovrà rinunciare allo squalificato Carmud, ma ha già in mente la soluzione. Quando noi allenatori andiamo in un altro posto e subentriamo e abbiamo poco tempo, possiamo mettere del poco. Sicuramente Mariotti metterà a livello di carica, a livello di intensità, di voglia, di determinazione, soprattutto perché è un derby, grande motivazione. Stessa soluzione ce l'abbiamo noi, nel senso che avendo preparato la partita sia con la difesa 3 sia con la difesa 4 cercheremo di andare a colpirli nel momento giusto e soprattutto nei difetti che hanno. Che cambierò qualcosa, visto anche la partita di domenica scorsa dove si è fatto parecchia fatica sul nostro campo. Vediamo un attimo di quelli che entreranno in campo, siano concentrati, siano vogliosi di conquistarsi anche il posto da titolare, cercando di fare il risultato, perché questo è l'obiettivo nostro. Anche i tifosi hanno voluto dare la giusta spinta alla squadra incontrandola proprio nella mattinata di sabato dopo la rifinitura. Mi dicevano prima che anche se è arrivata a 2000 persone da qua di Pistoia che sono andate a Prato. Però ripeto, per noi che veniamo da fuori è normale che il derby ha un'emozione, una sensazione diversa, però nello stesso tempo noi abbiamo un percorso davanti da fare, cercare di ottenere i massimi dei punti per continuare sulla nostra strada. Vi ricordo quindi la diretta dalle 14.55 del derby di Prato. Parleremo anche durante la giornata di basket con, per esempio, l'interessantissimo Estra Pistoia Reyer Venezia. Si gioca domani al Palacarrara alle 17.30. Coach, io mi sento in dovere di chiederlo. So che la società ha chiesto di non fare questo tipo di domande, però io da giornalista faccio il mio lavoro e glielo chiedo. Che cosa è successo nell'ultimo quarto di Cremona? We won. Abbiamo vinto. In settimana? We practice. Ci siamo allenati. Ha parlato così Dante Calabria, coach di Estra Pistoia, durante la conferenza stampa prepartita dei biancorossi contro la Reyer Venezia. Una risposta che è arrivata nonostante la decisione del club di non affrontare i temi extracampo, o per meglio dire non inerenti al gioco sul parquet, che si sono susseguiti negli ultimi 7 giorni. Il coach poi non ha risposto alle domande delle televisioni perché, a detta della dirigenza della società, si sarebbe sentito in imbarazzo per la situazione che sta vivendo nelle ultime settimane. Sulla partita in vista contro Venezia, invece, l'allenatore di Estra ha risposto così. Venezia ha recuperato alcuni giocatori, ha preso un giocatore nuovo, è una grande squadra, quindi dovremmo fare il nostro massimo per portare a casa la vittoria. Il coach ha poi rilasciato un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Eric Pascal, out nelle ultime settimane. Eric non si sente tanto bene, quindi sarà una decisione presa entro oggi e domani. Si
Si torna a giocare in Serie B nazionale dopo il turno infrasettimanale. Fare i puntati sul match del Palatagliate fra Fabo Aarons e Montecatini, seconda in classifica, e Roseto, primo e imbattuto. La partita inizierà alle 20:30. Al match non potranno assistere i residenti della provincia di Teramo e quindi il settore ospiti resterà chiuso. L'ordinanza è stata emessa dalla prefettura di Lucca. Orario normale invece per la T-Tecnica Gema Montecatini, che tra l'altro è al secondo posto insieme ai cugini della Fabo. Il match in questo caso si giocherà alle 18 e la squadra di Cocce del Re sarà impegnata in trasferta contro il Latina. I termali proveranno a riscattarsi dopo il primo KO stagionale subito nell'infrasettimanale di mercoledì contro Ruvo di Puglia. E a proposito di programmi TV, detto del derby di calcio, anche il basket avrà il suo spazio con il dopo gara di Fabo Aarons Roseto a partire dalle 22:15, con servizi e notizie sull'Estra Pistoia, sulla T-Tecnica Gema Montecatini, sulla Nico Pontebugianese e su tutte le altre squadre toscane di Serie A2 e Serie B nazionale. Ma non è finita qui, visto che dopo il telegiornale della notte, sempre domani sera intorno alle 23:15, andrà in onda la differita della sfida proprio fra Fabo Aarons e Roseto. Quindi rimanete dal pomeriggio in poi su TVL ininterrottamente, gli appassionati di sport ovviamente, ma non solo quelli. Per lo sport ci fermiamo qua, ora la linea torna al telegiornale.